Bentornati in questo nuovo video Back to School della serie di video a tema scuola tutti i giorni alle 12 in punto sul mio canale dal 17 di agosto al 12 di settembre. Per tutti coloro che stessero vedendo la mia faccia, sentendo la mia voce per la prima volta nella vita, piacere, sono Zoe, ho quasi 18 anni, li compirò il 3 settembre, che è tra meno di una settimana, che è tra pochissimo, aiuto, segnatevi la data, e sempre a settembre inizierò il quinto anno di liceo linguistico. Oggi sono qui per raccontarvi un pochino il mio metodo di studio, che si è evoluto molto negli anni e che mi ha migliorato di tantissimo la vita scolastica e spero possa farlo anche a voi. Ma faccio il solito disclaimer, ovvero che questa tecnica può servire a me come può essere completamente inutile per voi. Ogni persona è fatta a proprio modo, ha il cervello che lavora in un certo modo piuttosto che in un altro. Quindi fatemi sapere se avete il mio stesso metodo o se ne avete un altro. Sconsigliatemelo qui sotto e proverò, farò. I consigli sono ben accetti sempre. Prima di iniziare volevo ringraziarvi tantissimo perché ieri siamo arrivati a 40.000 iscritti, che è surreale, grazie mille. È bellissimo sapere che così tante persone vogliono supportarmi, vi voglio un bene immenso. Mando un bacio a tutti voi e no, nonostante questa sia la mia outro, non vi sto salutando, ma stiamo per entrare proprio nel vivo del video. La base del mio studio sono i colori, perché ho una memoria molto visiva, molto fotografica, e associo ad ogni colore un determinato concetto. È una cosa che mi è stata insegnata alle elementari, si chiama color coding, color code, e oggi vi spiego il mio. Associo alla tonalità giallo tutte le date o i numeri, al verde i luoghi, all'azzurro i nomi propri di persona, in storia o in letteratura straniera ce ne sono tantissimi, al rosa i termini, dei vocaboli particolari che si riferiscono a una determinata cosa, insomma spero abbiate capito perché non so veramente come spiegarmi oggi. E infine il viola agli eventi importanti. Possono essere così, a volte li scrivo direttamente con le penne colorate o a volte li sottolineo con gli evidenziatori. Avete visto dal mio video haul, se non vi è ancora capitato di vederlo qui nelle schede perché ne vale la pena, che ho un sacco di colori, quindi ormai ho l'imbarazzo della scelta. Come si procede e come metto in pratica il color coding? Il color coding lo utilizzo solo sui quaderni e ho due tipi di studio. C'è lo studio per materie come storia dell'arte o italiano, che non richiede né schemi né libro, ma solo appunti, perché so che solo quelli sono richiesti dal professore e li prendo su questo quaderno. Anche a questo proposito ho fatto un video interamente dedicato nel quale entro più approfonditamente nella questione, che vi lascio linkato qui sopra in caso vogliate andare a vederlo. Prendo appunti, stavo dicendo, su un quaderno del genere, che è un quaderno di brutta totalmente a caso dal quale strappo anche i fogli quando mi servono, scrivo pensieri, frasi, disordinatissimo, ma molto utile perché riesco a scrivere un sacco di cose. E dopodiché il giorno stesso vado a casa e li ricopio sul quaderno dell'apposita materia e cancello con una linea per capire che ho già fatto il mio dovere. Poi studio dagli appunti senza problemi, magari mentre li ricopio metto delle parole chiave scritte con una penna di un colore diverso e cambio colore in base all'argomento. L'altra parte del mio metodo di studio è quella più complessa ed è quella che comprende gli schemi, che sono veramente una parte fondamentale senza la quale probabilmente non riuscirei a fare nulla. Gli schemi partono dal libro e li utilizzo principalmente per filosofia, perché è una materia che faccio molto fatica a capire, infatti qua ho proprio il suo libro. Storia, perché ci sono molti passaggi da imparare.
e letteratura straniera, anche lì per lo stesso discorso di storia. Dal libro inizio con il sottolineare tutto di un colore in base agli argomenti. Questo ho deciso di sottolinearlo in rosa, ma non so quanto possiate vedere perché ci sarà il riflesso delle softbox. In ogni caso, credetemi sulla parola. E dopo aver sottolineato, procedo con gli schemi. Ci sono materie per cui riesco a prendere qualche appuntino o per cui devo prendere qualche appuntino a fianco. Invece filosofia e storia hanno lo stesso professore che legge sostanzialmente quello che c'è scritto e quindi non mi serve appuntarmi nulla. La sottolineatura avviene quando riesco in classe per portarmi avanti, altrimenti direttamente a casa. Completato il primo passaggio, se così possiamo definirlo, arriva quello veramente complicato, ovvero lo schematizzare. Faccio i miei titoli, le mie cose, arriverà anche un altro video riguardo. Ormai con i back to school sto riempiendo tutti i buchi, tutte le lacune, quindi sì, praticamente tutte le vostre domande avranno una risposta prima o poi. Sottotitoli, cose varie, vado a mettere in colorato, proprio con le penne colorate, le parole chiave, le parole più importanti, e poi arriva, è qui che arriva l'arcobaleno di colori, ovvero il color coding, e sugli schemi sottolineo, come vi ho spiegato prima, le varie cose con colori diversi. Proseguiamo per parlare della memorizzazione vera e propria, che avviene nello stesso modo sia per le materie per cui studio sugli appunti e sia per quelle per cui studio sugli schemi. Già una piccola parte del lavoro è stata fatta quando ho ricopiato, quando ho schematizzato, insomma, quando mi sono messa a scrivere, perché scrivendo si memorizza, o almeno il mio cervello, fatto a suo modo, memorizza più velocemente, più facilmente. Ci sono alcune cose che veramente mi restano poi impresse, e soprattutto per quanto riguarda gli schemi, se c'è un concetto che non ho capito, quando mi ritrovo a doverlo schematizzare sono costretta automaticamente a far fatica e a capire che cosa sto schematizzando, perché altrimenti non riesco a collegare tutto, freccine varie. Poi vado a leggere ad alta voce. Quello che preferisco è fare poco alla volta, quindi un paragrafetto alla volta, per non rischiare di mettere insieme tutto troppo in fretta. E vado a provare a ripetere. Non mi verrà mai subito al primo colpo un discorso bello, fluido, mai, perché sarebbe troppo bello per essere vero, però dopo già un paio di volte inizio a ingranare e a effettivamente dire qualcosa di sensato. Solitamente riesco a fare un bel discorso, che poi è quello che punto a rifare all'interrogazione, dopo tre volte che ripeto un paragrafo. Sì, sono abbastanza lenta, devo dire. Poi procedo con il paragrafo dopo, così fino a quando non finisco il capitolo o comunque fino a quando non finiscono i 45 minuti nei quali studio. Poi ne ho 10 di pausa e poi ricomincio. Non mi ritrovo mai a fare troppo all'ultimo, perché, anzi, mai, magari non mi ritrovassi mai a farlo. A volte sì, può capitare, però cerco sempre di evitarlo, perché io sono una persona che va in crisi per queste cose. Riesco a mantenere il sangue freddo in molte situazioni, ma quando si tratta di un'interrogazione, di una verifica, e magari mi riduco la sera prima a dover finire ancora tante pagine, lì perdo completamente la testa. All'inizio cerco di tranquillizzarmi e dirmi: ok Zoe, va tutto bene, in realtà puoi farcela. Poi quando capisco che non è fisicamente possibile farcela, inizio a disperarmi. Bene, questo video è finito, spero davvero che vi sia piaciuto. Se è così, mi raccomando, lasciate un pollicino in su e commentate qui sotto con qual è il metodo di studio che utilizzate voi. Iscrivetevi a questo canale se non l'avete ancora fatto e attivate le notifiche e la campanella per non perdervi i prossimi video back to school, ma anche i video in generale che pubblico durante tutto l'anno, che sono sia tema scuola che organizzazione, crescita personale, migliorare se stessi fisicamente, mentalmente e molto molto altro. Andatemi a seguire su tutti i miei social, in particolare su Instagram, che come al solito vi lascio qui sotto nell'info box.
Io vi mando un grosso, grosso bacio. In questo video ve ne ho mandati mille, ma ve li meritate. E noi ci vediamo al prossimo video. Ho schiacciato tutti i quaderni. What if I am crazy, crazy.